giocatore di interesse alto basso Voronzevic Bolomboi, non l'ultimo del cronometro di 24 secondi. Buon lavoro da parte di Biniga, apre un altro interprete. Bellinelli tranquillissimo in questo inizio, dentro per la Leggenti, difficile in quella situazione, ma ha fatto fallo in attacco. Hackett va dentro di posizione di Semen Antonov, nuovo entrato Antonov, però sbaglia inopinatamente Gentile, splendido per Marco Bellinelli. Hagin ancora letto da Hackett, che va vicino al recupero, spara ancora, salve il numero 30 russo. Accelerazione di Hackett dietro la schiena per Gentile, grandissima giocata. Pick and roll a uscire con il blocco di Bolomboi, Platunov dal centro dell'area, esattamente già dati per scontati. Palleggio, arresto. Giocare il pick and roll come in questa situazione da palleggiatore. Il tiro, possibile triangolo, bene della Valle dentro per Tessitori contro Karashov, super palla per il taglio. Interessante sia per quello che riguarda il tiro che per quello che riguarda la visione di gioco. Questo sì, può tenerla ovviamente fino in fondo. Brian Sacchetti per Abasta, l'angolo pulito. Una mano può darla al playmaking veramente latente. Luca Vitali torna alla palla nelle mani di Kulagin, perso per un attimo dalla difesa, segna con Biliga, molto passiva la difesa, bene Abbas a scegliere il tiro, lo sbaglia già dall'altra. Luca Vitali, doppie uscite a base della Valle che viene premiato. Segna, viaggia Brian Sacchetti, viaggia Paul Biliga. Vitali contro Frizzon, cambio Sacchetti, Voronzevic molto bene nell'angolo, stupida che però non si è mai tradotto interamente in pratica. Vedasi Alexis Shved, grande numero. Consegnato per Frizzon, il suo arresto, poi punta letteralmente la palla per aria, recupero per gli azzurri, quattro ruote motrici per Ale Gentile. E ancora una... Molto interessante vedere questo passaggio senza centro nella maniera più assoluta, dove si può soffrire. Beh, cresciuto tantissimo con la maglia del Zesca, eccolo ricevere, prendere anche il tiro da tre, mettere anche. Tutto azzurro, secondo quarto tutto russo, qui difesa zero per l'Italia e finisce con una rimessa dopo il time out, esecuzione molto migliore, consegnato di Brian Sacchetti, Figlioi per Abbas che attacca bene, recupero di Paul per Voronzevic, molto pronto Brooks, eccolo Tessitori che infatti che al Zesca con Ettore Messina ha allenato con un visto. Frizzon deve volare nell'angolo contro Bellinelli, azione più positiva del termine, sempre presente nel suo repertorio, va per terra Brooks. Gioco numero 3 chiamato per Ale Gentile che va in post basso, tiene il perno, arriva il colo Voronzevic, la ributta fuori per Kulagin, palleggia il resto e tiro da 3, la squadra è loro e di Luca Vitali e Della Valle prova a prendersela la squadra, ma il tiro è centrato e non poco, rimbalzo di Karashov, accelerazione per Soppin, lo prendi tu, lo prendo io, non lo prende nessuno, extra pass, Frizzon ne sbaglia pochi, stavo per dire orribili, attacco orribile. Orribile. Vediamo se ne viene fuori qualcosa grazie alla sensibilità e al tocco. Il balzo di Antonov che la ributta fuori per il veterano che appoggia la palla agli avversari. Della Valle per Brian Sacchetti, arriva rimorchio da tre, palo, rimbalzo di Brooks, questo in attacco. Della Valle il suo tiro, se ce n'è uno. Da questo punto di vista nei suoi confronti, perno difficile di Hack, schiaccia per terra per Brooks che aggira Bolomboi. Torna Voronzevic per la Russia che attacca il canestro. Tiri sbagliati per Pietro Aradori finora in questa partita, anzi 3, non 4. Babu calato, diciamo così, ritmo difensivo, dimostra. E per l'Italia la rimessa, anche questa non indimenticabile. Ivlev per Kurbanov, duello Luca Vitali. Attaccato Bellinelli, riapertura per Baburin, Bellinelli salta rimbalzo, la prende Voronzevic, sbaglia da mezzo metro, riapertura, palla messa per terra da Baburin, in qualche maniera ridata, rimbalzo di Ale Gentile che però la regala a Nikita Kurbanov. 5 secondi, se la prende, se la gioca, se la tira e sbaglia, tocco di Luca Vitali, controllo per la Russia, Baburin, 7 secondi, 6 secondi, dentro per Voronzevic, contro Gentile, quadruplicato, eccolo Frizzon, eccolo sul possesso finale.
presumo obiettivo primario, ma poi decide la difesa. Dellinelli taglia, non può ricevere, la prende Brooks che prova il miracolo.